volta ho riempito la casa dei miei genitori di carta igienica e loro si sono arrabbiati non poco. Questa volta però ho esagerato, perché non farò uno scherzo ai miei, ma a mia sorella Sara, riempiendo la sua camera con 1500 palloncini. La situazione sta diventando veramente clamorosa. Ah, e la cosa divertente è che in realtà neanche mia mamma e mio papà sapevano che io avrei fatto questa cosa, quindi anche loro non l'hanno presa proprio benissimo. Sei impazzito! Sono usciti tutti di casa, ci sono soltanto io, e questa era l'occasione perfetta. Riempirò la camera di mia sorella con 10.000 palloncini. Questa è la sua camera. Io mi starei truccando. Ah stop, chiaramente non ero da solo, ma ero con Sos e Piccio, che mi avrebbero aiutato a gonfiare i palloncini. Perché sennò 1500 li gonfiavo probabilmente in 2 giorni e mezzo. Sappiamo tutti come è andata a finire con le foto di Mura. Oddio, ci sono ancora le foto di Mura. Ma effettivamente con 100.000 palloncini. 100.000 palloncini. Ogni roba di questi qui ne ha dentro 100. L'obiettivo era quello che la camera non si vedesse più, ma si vedessero soltanto i palloncini. E alla fine ci siamo riusciti. Riempiremo la camera con tutti i palloncini. Quindi sono circa 1000. Quanti sono? 1200 esattamente. La bocca e moriremo tutti. Non è vero, perché abbiamo appunto comprato questo robo qui per i bambini dell'asilo. Prova a schiacciarlo. È un casino allucinante, senti. Siamo uno di quei fond fortissimi. Quindi non perdiamo tempo, iniziamo a gonfiare i palloncini. Allora raga, dobbiamo almeno aprirli però. Allora stop, Aben sia fragile orden problema. Ricordatelo, questa cosa è importante. Questa cosa è importantissima. Ok, ok, ci vediamo. Ora apriamoli tutti, esatto, e buttiamoli tutti sul letto. Anzi no, non ha senso farlo, perché poi raga arriveranno i palloncini siccome è fin qua. Cioè, sono tanti. Tutto soffitto. Però io voglio far sì che i palloncini arrivino qua sopra. Cioè bro, devono essere alti quanto me i palloncini. Esatto, Sì, allora io non avevo capito proprio benissimo come funzionasse la macchina per gonfiarli. Bra, senza, non sto ad aprirli tutti, non aprirli tutti per ora. Ma c'è il sensore, bro, guarda. Quando tu lo metti sopra si gonfia. Ok, 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 vai, vai, prova. Ok, ok, no, sono troppo piccoli, Fred, troppo piccoli. Bro, ma abbiamo paura. Basta, Piccio, basta, è troppo grosso. Ok. Ora devi chiuderlo. Basta, bravo. Okay. Facciamo in questo modo, ho un'idea. Allora, voi siete gli addetti al montaggio, io sono l'addetto al cazzeggio. Bravo. E i primi due ce li abbiamo. Ne mancano solo altri 990. Let's go. E dopo 15 minuti questa era la situazione. Voglio capire come si fa. Allora, in modo. Non tira, riesco a farlo. Tira, tira fortissimo. Tiro, ok. Dito, fai giro, bravo. Lo passi dentro col pollice. Ah, lo passo così. Col pollice. E poi faccio così. Ma ce l'ho fatto! Let's go! Sei a uno. Perfetto, allora voglio dire una cosa, non facciamo così tutto il video perché è un casino, ve lo dico, è un casino. Abbiamo fatto il test per vedere se esplodeva, ora possiamo avvisare ragazzi, non è che fischia. Allora Piccio, tu continua a gonfiare. Nel frattempo io e lui andiamo a chiamare mia sorella. Ok, la chiamiamo soltanto per vedere dov'è. E ora chiamiamo Sara per assicurarci che non torni a casa. Mi raccomando, quando torno voglio vedere la stanza fra che è già arrivato fin qui di palloncini. Chiamo Sara. Chiamiamo Sara. Già sapevo che sarebbe stata fuori, ma ce lo assicuriamo un'altra volta. Sara, dove sei? Sto un minuto e salgo. No, ascolta la roba, noi stiamo, cioè io sto facendo una roba importante e sto recando delle clip, fatti un giro, vieni dopo, per un'oretta così. Vabbè, vado dai nonni. Dai, vai dai nonni. Vai dai nonni e poi tra quando devi uscire tu mezz'oretta esci. Sì, va bene. Dai, ciao. Ok, perfetto. Questo vuol dire che adesso noi abbiamo circa mezz'ora adesso, più dopo un'ora per sistemare. Infatti dopo è stato un disastro. Basta con le lentine. Piccio, spero tu abbia fatto un grosso lavoro. Hai finito di gonfiarli? Perfetto, è uguale alla prima. Anzi, ne hai fatti esplodere altri 5. Allora, per ora questa è la situazione attuale. Dopo 25 minuti di lavoro. E ragazzi, ne mancano ancora. Qui ce ne stanno, non so, tipo altri 250 più 7 pacchi, quindi altri 700. Sarà una lunga giornata. Bro, così rischi di svenire, Fra. Ma che cazzo? Ma perché tu mi stai gonfiando con la bocca? Buonanotte. Niente, continueremo io e te. Sono passati altri 20 minuti circa e questa è la situazione. Allora, si sta iniziando a riempire, ma ne mancano ancora un botto, raga. Cioè, questi e quelli sono due scatole. Qui ce ne sono altre 8. Ci metteremo, secondo me, 6 ore, ma esce una cosa incredibile. Tra l'altro... 6 ore col cavo. 6 ore, e infatti io volevo anche prendere un kebab. Tra l'altro, fra poco, raga, arriva anche mio padre, che ci aiuterà con tutte le cose, almeno spero. Vedremo la reazione di suo padre. Di Zerbian Papi. Secondo me si incazza di brutto. Anche perché poi lui sarà probabilmente anche quello che andrà a pulire dopo, perché io trovo qui comunque questo, super utile. Cioè, questo è automatico, se lo schiacci si gonfia.
No. Oh. No. Allora. Questo sarà il passatempo del pomeriggio. E dopo altri 20 minuti, invece di gonfiare i palloncini, ci divertivamo a scoppiarli. Ora riprendiamo a fare cose seriamente. Continuiamo e dopo un'ora siamo soltanto due pacchi. E questa qui è la situazione. Cioè io apro e già ne vedo un po', ok? Già ce ne sono effettivamente un po'. Io raga vorrei fare tipo una riga qui, perché secondo me questa parte qui deve essere tipo la safe zone, dove i palloncini non possono arrivare, raga. Cioè dobbiamo mettere questa parte qui tipo qualcosa per coprire, che ne so. La valigia, prendi la valigia, bro. Quindi ora creiamo una piccola safe zone per non far uscire i palloncini. Attento, aspetta, vai. Questa qui. Ok, ora servirebbe un'altra roba da mettere qui. Bravo. Ovviamente non servirà, non basterà, perché una certa straborderà tutto. Sì, ad una certa usciranno, però almeno per ora siamo un attimo safe. Sì, ok. Sì. Sembra proprio una piscina così. Cioè, proprio... Rende l'idea. Siamo a due pacchi, ne mancano 8 e già è così. Cioè, con due pacchi già è così. A parte il fatto che poi finiremo che avremo le mani distrutte. Sì. Due pacchotti o due. Ora però è arrivato il momento di andare a chiamare Zerbian Papi per vedere cosa ne pensa e se ci può dare una piccola mano. Raga, vado a chiamare mio padre. Vado a chiamare mio padre, non fate casino. Papà, vieni un attimo su. Ci devi aiutare a fare una roba importante. Sali un attimo. Aspetta che mi metto la tech nuova. Sara cosa è uscita, vero? Perché sì. Ok, vieni qui. Allora, abbiamo fatto una cosa. Perché fai così? L'espressione di mio padre dice tutto. Sali. Io so già che sarà una stronzata. Ma secondo te? Siamo a un decimo di quello che dobbiamo fare, eh? Aspetta. Non me la rovinate, ok? Vedi? Quindi ora aspetta. Siamo per ora. Tu direi, vabbè, guarda questi qui. Questi qui sono due pacchi. Ne abbiamo altri 8 lì. Ma non gli hai detto del cane sbaglio? Oddio, non dirmi che è qua sotto. No. È qua sotto. Non ci credo. E dopo altri 20 minuti mi ricordo di una cosa. Io avevo un'altra macchinetta per gonfiare i palloncini che avevo comprato circa 2 anni e mezzo fa. Stop. Raga, non ci... È la stessa. Quindi possiamo raddoppiare la produzione. È la stessa. Ne abbiamo due. Dai, finite presto che poi passo al pullman dell'istituto. Sì, con una grande fiducia in voi. Ci vediamo tra mezz'oretta. Col cacchio, muovi. Dai, arrivo ragazzi. Tra mezz'oretta vi farò vedere cosa state combinando. E dopo un'ora di tempo già la camera si stava iniziando a riempire. Ed eravamo soltanto a 2 pacchi di palloncini su 10. Questa è la situazione dopo un'ora. Allora, sta iniziando ad essere bello che pieno, raga. Io qui ve lo dico, abbiamo aperto adesso un nuovo spazio che sarà questo. Quindi inizieremo a riempire anche tutto qui. E pian piano ci espanderemo anche in tutta questa zona. Ora abbiamo 2 macchine, c'è anche Zerbian Papi che ci aiuta. Pochi minuti. Entro le 10 di stasera secondo me ce la facciamo. Ma mentre stavamo gonfiando i palloncini suona il citofono. Ma chi è? Sono delle fan. No, faccio salire la fan. Quindi ne approfittiamo per chiamarle, farle salire in casa nostra e chiedergli se ci aiutano a gonfiare i palloncini. Fatemi vedere. Ok, aspettate lì, veniamo a prendervi. Siete fortunate oggi, vi faccio salire adesso, aspettate. Perché continuando così ci avremmo messo veramente troppo tempo. Raga, andiamo a prendere le fan, ci facciamo aiutare da loro. Ok, raga, andiamo a prendere le fan. Fra, mi raccomando, sono piccole, non esagerate. È quello, sai che io c'ho sempre... Tu hai degli istinti strani. Ragazzi, sapete che sono... Se le incontrate per strada per fare delle foto in città, se siete delle ragazze, lui nonostante l'età ci proverà. Quindi state molto attenti. E anche con le vostre madri. Ma poi tu come ti chiamate? Sì, ma che cazzo. Che bello. Oh, allora, io, Sos. Piacere. Grande. Stop. Cosa pensate dell'outfit di Luca? Dai, che ciabattata c'ha in portello, bello, eh? Allora, stiamo facendo una cosa importante. Ora salirete a sua casa perché stiamo facendo uno scherzo a Sara. E ci aiuterete. E quindi ci aiuterete. Perfetto. Perfetto. Ora la domanda è: voi sapete gonfiare i palloncini? Sapete chiudere il palloncino? E dopo esserci accertati che la fan sapeva chiudere i palloncini, continuiamo. Non mi era mai capitato con nessuno che poi più panza lista a casa mia. Ti dico solo questo. Siete le prime. Ora stiamo riempendo la camera. Bella, con tantissimi palloncini. Ma se tu lo appoggi e si gonfia e poi devi chiuderlo. Sei capace? Sei sicura? Incredibile. Sì, io continuo a divertirmi a far scoppiare i palloncini. Scusatemi ragazzi. Oh, mi sono fatto male al dito a farlo esplodere. Ma quindi
E dopo 2 ore di lavoro, questa è la situazione. È arrivato il momento di prendere gli altri pacchi. Sì, non penso sia quanto sia. Attento, Frank. Oh, ma sei sparito, bro. Sei sparito sotto i palloncini. Sai cosa sembra? Cos'è del drago di Komodo? No. Allora mettilo di fianco. Mettilo di fianco quando fai la. No. Fra, non rompere i palloncini. Ma che cazzo sono? Ora però lasciamo lavorare gli altri, perché io ho avuto un'idea. Andiamo a fare una cosa importante, ci vediamo più tardi. Piccio, comportati bene, mi raccomando. Ho avuto un'idea, cioè metteremo 50 euro all'interno di un palloncino e quando sarà dopo li scoppierà tutti, okay. Per pulire la camera, se li troverà, se li tiene. Anzi, possiamo anche dirle così, così almeno li scoppia lei. Dentro un palloncino ci sono 50 euro. Trovali. Così noi ce ne abbiamo. Così me lo pulisce anche lei. Perfetto. Stiamo andando. Allora ci siamo rilevare. Allora ci siamo accorti che non avevamo un euro, quindi di conseguenza quanto devi ritirare? Cosa? Quanto? Perché 50 euro? Ah, perché? Perché i 20 non ce l'ha. Ah, ok, va bene, tranquilla, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Incontriamo persone molto strane. Ma perché sempre? Ce li abbiamo. Aspetta. Aspetta, aspetta. No, te li tengo io, però. E non mi hai rubato soltanto i 50 euro, ma anche il telefono. Sì. Torniamo con 50 euro. Quindi l'idea era prendere 50 euro e metterli all'interno di un palloncino a caso. Almeno mia sorella si arrabbierà quando vedrà questo scherzo, ma poi sarà contenta perché sperrà di trovare il palloncino con dentro 50 euro. Almeno si arrabbia, ma non troppo. No. E quando torniamo, già la camera si stava iniziando a riempire veramente tanto. Stava iniziando a prendere forma, ma non eravamo ancora neanche a metà. Vediamo com'è la situazione. Oh, ok. Raga, assurdo, sta iniziando a diventare veramente assurdo, raga. Bro, tenete, questi sono per voi. Vai, mettiamoli dentro uno arancione. No, blu. Il genio. Blu, no? Perché? Dentro uno scuro. Blu. Aspetta che faccio io. Ok, arrotola questo qui. Ok, prova a metterlo dentro. Vai, vai, inserisci. Ok, ce li hai? Si vedono? Ok, no, non si vedono dentro, non si vedono. Zero totale. Non si vedono, perfetto. Lo mettiamo in camera mia, tipo qua dentro, qua in questo angolo qui. Questo qui è il palloncino con i soldi. Alla fine poi lo metto dentro la camera, alla fine. Palloncino fatto, continuiamo. Oh, comunque, raga, guardate che sta veramente iniziando ad essere piena, raga, Cioè, assurdo, Assurdo, veramente. Adesso Zerbio mi farà vedere come in maniera leggiadra si avvicinerà a quei palloncini ancora da aprire. Na 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 na. La situazione sta degenerando, raga. Quanti sono i pacchi ancora? 3. Papà, sei contento? No, tanto adesso io smetto. No, ma chi smetti? Onestamente, raga, sta uscendo bene, secondo me. Come vi sembra? Dai, ci sta. Mancano ancora 3 pacchi, raga. Stanno trovando una scusa, cos'è che hanno detto? Dobbiamo andare a casa. No, niente. Cos'è questa musica? Non si lavora con la cassa, lo sai? Che movenze. Più che altro, che volume. Perché sembra? Torniamo. Ora però vediamo la reazione a questa cosa dei miei nonni. Bella nonno. Bella. Vieni da noi, vieni. Che cavolo hai combinato? Ti faccio vedere adesso. Sei pronta? Nonna, sei pronta? Pronta. Adesso ti faccio vedere cosa abbiamo combinato. Sara non sa nulla. Nonna, sei pronta? Sì, sono pronta. Ok. Entra! Vai! Oh, per la Martina! Nascete, mamma! E tu non sai cosa è successo? Lui ha qui un... C'è qui il suo gatto dentro. Abbiamo provato un gatto e c'è il suo gatto dentro. C'è il suo gatto dentro. Oh, prova a cercare il gatto, nonna. C'è il suo gatto qua dentro da qualche parte. Si chiama Maya. Miau. Sentilo. Senti. Miau. C'è il gatto di... Prova a fare così un po' con le mani, nonna. Avvicinati bene. Miau. A volte un po' di... Sì. Mia nonna si è spaventata, poverina. Scusami, nonna, se stai vedendo questo video, tanto lo so che li vedi. Mamma, Luca! Ma guarda dove sei! Assurdo! Non ti si vede! Dopo con mia mamma facciamo la stessa cosa. Appena arriva Sara dovrebbe tornare a casa alle 7. Sono le 5 e mezza. Non vi voglio far vedere tutto, ma la situazione sta diventando veramente clamorosa. Per ora sono passate 3 ore. Abbiamo finalmente finito. Sono le 8.
tutto, raga, ci abbiamo messo tantissimo, attenzione. Questa è la situazione attualmente. Che bordello! Che cazzo sta succedendo? Porca... No, 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 raga, vi giuro, è clamoroso. Raga, è clamoroso. Ma cosa sta succedendo? Ora però è arrivata mia mamma, quindi vediamo lei cosa ne pensa. Devo farti vedere no, cosa abbiamo combinato. No, voglio far vedere cosa abbiamo combinato. Sali. Già partiamo male. Dai, sali su. Voglio farti vedere cosa abbiamo combinato. Male. Aspetta ad entrare in camera, eh. Devi pulire tu anche probabilmente. Luca, già. Tu e Sara. Sali. Sei pronta? Già vedo le palloncine. Non qui, in camera qua. Pronta? Vai. Sei impazzito! No! E tu non hai capito cosa sto dicendo? Vieni qui! Chi è che ti ha aiutato? Piccio e Ciccio sono già andati via. Vieni qua! No! Tu non hai capito cosa è successo? C'è Piccio con Pirla, adesso sotto in bagno, vieni qui! Tu non hai capito che è successo? Ma qui! Come hai fatto? Non hai capito, c'è un gatto! C'è il gatto di Piccio! Come c'è il gatto? C'è un gatto di Piccio qui da qualche parte! Ma no, Luca! No. Può soffocare! Ma ma no, amore! C'è il gatto di Piccio! Non stai scherzando! No! Ma posso soffocare, togli! E aiutami a cercarlo, è qui! Aiutami a cercarlo! Dai, è uno scherzo! Ma che cazzo! Ma sì, ma sì! Attenta che escono tutti! Prendili! È stato bravissimo a fare il gatto! È stato Ciccio che lo stava aprendo! Mamma, prendili che stanno uscendo! Stanno uscendo tutti, raga! Prendili che stanno uscendo! Tu non hai capito, sono stato 6 ore! Gli altri non hanno fatto nulla! 6 ore sono stato fuori! Sara non sa nulla, mamma, Sara non sa niente, adesso Piantona lo vede. Quindi ora questa è la situazione, raga, è un disastro. Tra un'ora stare a casa, raga, abbiamo un'ora di tempo per cazzeggiare, tra un'ora stare a casa, tra... sono curioso. Quando scopriremo questa stanza sembrerà Baghdad, che dovrà lei pulire tutto. Ah, ricordiamoci di mettere il palloncino con dentro i 50 euro. Questo è il palloncino con i 50 euro. Oh, ce la posso fare, eccolo qua, perfetto. E ora questo qui lo buttiamo dentro. Oh, ma G, dove sei? Raga, ma c'è davvero un mondo qua sotto. Tipo, esci? Tipo, pasta con le lenticchie. Ma come? Un po'. E finalmente alle 7.45 arriva Sara. No, devo sbarcare, registro. No, Sara, questo è il patatino di Rimoldigno che appena vede uno che registra. Allora, stai ferma, togli veloce questa giacca. Ti ho fatto un regalo in camera tua. Allora, ti ho comprato una roba. Visto che ti faccio sempre scherzi, ti ho comprato una roba fuori di testa. Grossa, non ti dico cosa. Aspetta, così sembra un po' brutto. Sì, infatti, no, è un regalo. Devo fare una battuta, poi ho detto, no, non lo faccio. È un regalo. Insetti. Qualsiasi tipo di cosa strana nella mia camera. No, dai, vai tranquilla, vai tranquilla. Ma che finisce male, vai tranquilla. Sei pronta? 3, 2, 1, vai. No. Allora. Facciamo male. No, cosa che non fa? No, ma Sara, ma è un... Cioè, non c'è niente di se... Cioè, comunque, fa un palloncino. Ci abbiamo messo 3 ore per montare tutti. Sono comunque palloncini. No, ma sono stata camera 1. Avevo appena messo tutta la camera. No. L'avevo lavata per terra. Ma tu non hai capito che disastro mettere qui tutti sti palloncini. No, allora, adesso vi spiego un attimo come funzionerà. Ciao Sara. Casino. Avevo la paura che mi schiacciasse. Sara. No, dai Luca, no, veramente. Cosa? No, li togli tutti tu. No, adesso, aspetta. Visto che sapevo che ti avrebbe dato fastidio, vieni qui. Oh. Allora, dentro un palloncino ci sono 50 euro in contanti. Ma non è vero, sì. Mai. Sì. Ti giuro, dentro. Se lo trovo, 50... li prendo. Sì. Esatto. Ve l'avevo detto che la tecnica avrebbe funzionato. Vedete, io ho dato le 50 euro, boom, subito non si è più arrabbiata. Però li trovo solo... Di che colore è? No, ditemi 3 colori di cui può essere. Ok, allora, vai, okay, te lo dico io. Blu, bianco anche. Verde e rosso. Blu, verde e okay, rosso. Ok, allora o è verde o è rosso. Allora, ora però aspettate, stop, è arrivato il momento di scoppiarli tutti. No, scoppia niente. No, tranne i verdi e no, rosso. No, tanto non lo vedi dentro, non tranne si vede. Tranne i blu, i verdi e rosso. Non si vede dentro. Sì, ma tanto nei blu, nei verdi e rossi si vede. Dentro. No. E allora dobbiamo scoppiare. E certo. Prendi uno stuzzicadenti. Dai che mi diverto, vai. Dai raga, scoppiamoli tutti. No, ci voglio gli stuzzicadenti, prendiamo. Oh. Quindi ora facciamo esplodere i palloncini e attenzione, mia sorella trova i soldi. Ecco.
Quindi mentre stavamo facendo esplodere i palloncini, mia sorella trova subito i soldi. Fate cadere l'armadio, ragazzi. Sì, sì. Dai, mille palloncini. Cazzo, la pasta con le lenticchie. Ora però facciamoli esplodere tutti. Raga, l'unico problema è questo. Guardate come rimane qua per terra. Dai, guarda per terra. E non sono stato io a pulire. Scrivetemi nei commenti la prossima volta con cosa riempire la casa.